Cosmo Pharma Speranza. Le farmacie sono un pezzo straordinario del nostro Servizio Sanitario Nazionale e vanno valorizzate per rafforzare il territorio. Covid e pandemia, Sileri, farmacia e di diritto nel percorso delle vaccinazioni. Capillarità farmacie, RASI, apre scenari importanti, va usata in maniera integrata e sistematica. Vaccino anti-influenzale in farmacia, Tobia Cosmo Pharma, grande conquista per i farmacisti italiani. Buongiorno dal TG di Federpharma Channel. Il ruolo fondamentale delle farmacie nel Servizio Sanitario Nazionale, ma anche e soprattutto il ruolo dei farmacisti dettato dalla pandemia, ma sempre più integrato nella quotidianità delle richieste dei cittadini. Sono questi alcuni dei punti toccati dall'intervento del Ministro della Salute Roberto Speranza durante la sua partecipazione a Cosmo Pharma lo scorso weekend. Ecco uno stralcio del suo intervento che potrete poi rivedere integralmente, così come tutti i video contenuti in questa edizione del TG sulla pagina Facebook di Federpharma e sul sito di Federpharma Channel. 19.000 farmacie sono un pezzo straordinario del nostro Servizio Sanitario Nazionale che noi dobbiamo mettere a valore se la riforma di fondo è quella di un rafforzamento del territorio. E allora è chiaro che c'è una funzione storica, classica, che viene da lontano, che è quella della somministrazione e del trasferimento del farmaco al cittadino, quella è la funzione, diciamo, per cui sono nate le farmacie. Ma è evidente che se il tema e l'obiettivo del Paese e del Servizio Sanitario Nazionale è offrire più sanità sul territorio, io devo provare ad utilizzare quei 19.000 presidi molto al di là della funzione tradizionale, che pure resta e resterà sempre. Ed era l'idea della farmacia dei servizi, un'idea brillante, positiva, su cui noi abbiamo poi negli anni continuato ad investire nelle leggi di bilancio e che oggi stiamo allargando ancora di più. Dal vaccino anti-Covid al vaccino anti-influenzale, dovrebbe essere questo il prossimo passo per la farmacia italiana, che così vedrà tutta quell'attuazione della farmacia di servizi che probabilmente era rimasta indietro, ha spiegato il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri a Cosmo Pharma Reazione durante il convegno organizzato da Fofi e Fondazione Cannavò. Sileri ha elogiato anche il lavoro delle farmacie sui tamponi, utile per scovare i positivi che non rientrano in catene di contagio note. Nell'ambito del convegno è intervenuto anche il presidente nazionale di Federpharma Marco Costolo, che ha sottolineato invece il cambiamento epocale avvenuto con la pandemia. E in questi casi o ci si fa travolgere o si cavalca l'onda, e la stragrande maggioranza dei farmacisti lo sta facendo. Il ruolo da protagonista delle farmacie è sottolineato anche dal presidente dell'IS Silvio Brusaferro in collegamento. Virus, vaccinazioni e varianti sono le tre parole che per Luigi D'Ambrosio Lettieri sono entrate nel vocabolario quotidiano dall'avvento della pandemia, ed è su queste tre parole che si gioca la definizione delle strategie operative già messe in campo. L'ex direttore esecutivo dell'Agenzia Europea del Farmaco EMA e consulente di Figliuolo Guido Rasi, nel corso del convegno Cosmo Pharma dedicato alle varianti e al ruolo di farmacie e farmacisti, ha posto l'accento sull'importanza della capillarità delle farmacie, invitando a servirsi della capillarità in maniera integrata, pianificata e sistematica per sfruttarne tutti i vantaggi. Ma ascoltiamo l'intervento raccolto durante la convention bolognese dalla collega Anna Capasso. Complessivamente i numeri non sono male, però la disomogeneità sia sul territorio che nelle fasce d'età potrebbe vanificare molto di questo lavoro. È ragion per cui si parla non sorprendentemente di obbligo, se non si riesce ad ovviare in altre maniere. Si sta ragionando della fascia pediatrica, perché la variante Delta, ed è questo che un mese fa le avrei detto il contrario, forse l'ho detto, oggi di fronte alla variante Delta, i dati ci arrivano dall'America, sembra che anche la fascia pediatrica sia sempre più colpita, perlomeno come trend, e quindi dobbiamo essere pronti ad adattarci. Ecco, questo del continuo adattamento è la cifra di questa pandemia che continua, e sulla comunicazione dobbiamo migliorare, perché la gente ha bisogno di certezze, certezze non si possono dare, allora informazione corretta, prima possibile, è molto chiara e onesta, e allora si può gestire il continuo cambiamento. Il punto sugli impegni che attendono la farmacia per questo autunno in vista della vaccinazione anti-influenzale, riguardando a quanto fatto in questi mesi anche a livello europeo.
E questo è l'intervento del segretario nazionale di Federfarma e presidente 2022 del PGE, Roberto Tobia, intervenuto ai nostri microfoni nella Tre Giorni Bolognese. Diciamo che la farmacia ha reagito sicuramente in maniera proattiva. Le farmacie hanno superato un esame, non solo in Italia, ma anche in tutta Europa, un esame che è stato superato a pieni voti, perché hanno dimostrato come e quanto possono essere presidio primo del Servizio Sanitario Nazionale, ognuno nel proprio stati, dando disponibilità per tutte quelle attività che, forse partendo dall'Italia, sono state messe in campo, in primis la disponibilità all'apertura, al prolungamento degli orari, alla consegna domiciliare, per i pazienti Covid, dando un segnale fortissimo poi in Italia, nella realizzazione della farmacia dei servizi, soprattutto relativamente alla vaccinazione Covid. Questa era la nostra ultima notizia per oggi. Federfarma vi dà appuntamento come sempre a domani. Non mi resta che salutarvi e ricordarvi di seguire le nostre pagine social e il nostro sito per rimanere sempre aggiornati.